Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Che cosa hanno in comune aree geografiche distanti l'una dall'altra anche migliaia di chilometri, la provincia autonoma di Bolzano e la Sicilia? Non molto, a parte il fatto che figurano nella stessa classifica, una classifica speciale che misura l'indice demografico, quanti figli si fanno, dove si fanno più figli di diverse porzioni di territorio, e la provincia, lo vedete anche nella grafica, autonoma di Bolzano guida la classifica al primo posto, la Sicilia arriva al secondo. Attenzione però, perché a questo punto il terreno su cui porteremo la nostra riflessione si fa un po' scivoloso. Perché qual è la situazione? La media è quella di 1,56 figli per donna nella provincia autonoma di Bolzano, 1,32, vale a dire non un e mezzo, ma uno è un pezzettino per quanto concerne la Sicilia. Questo che significa? Questo ci riporta di fronte a quella realtà che cominciamo a conoscere, quella di un duro, freddo inverno demografico. Non si fanno praticamente più figli, se ne fanno pochissimi, i nostri ragazzi peraltro se ne vanno. Dunque, portiamo la riflessione su questo tema in cerca di causa, in cerca di soluzioni, e lo facciamo con le nostre ospiti. Felice di avere qui in studio con noi Giorgia Del Rico, direttrice affari pubblici e relazioni istituzionali di Save the Children, che pubblica, lo fa per il nono anno consecutivo, un esauriente rapporto sulla condizione della maternità nel nostro paese, che è un titolo particolarmente felice, equilibriste, rende già perfettamente l'idea. Del Rico, ben arrivata. Felice di ritrovare come ospite a Siamo Noi la professoressa Chiara Saraceno, sociologa. Bentornata, professoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, adesso vengo alle vostre riflessioni, però vorrei aggiungere un altro piccolo spunto che arriva dalla cronaca, ma naturalmente non è scollegato con tutto questo, quindi mi affido al nostro Simone. E direi direi Gabriella, perché avevano fatto scalpore le dichiarazioni pubbliche della stilista Elisabetta Franchi, che nel 2022 aveva detto, a proposito delle posizioni al vertice nella sua azienda, di puntare solo su uomini di qualsiasi età o donne sopra i 40. A quell'età le donne, e qui leggo testualmente, se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, insomma, aveva detto appunto la Franchi, io le prendo che hanno fatto tutti e quattro i giri di boa, sono lì belle tranquille al mio fianco e lavorano H24. Ecco, queste sono state le sue parole definite discriminatorie secondo il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio. La causa contro la stilista è stata avanzata dall'associazione, nello specifico l'Associazione Nazionale per la Lotta alle Discriminazioni, e stando alla sentenza della giudice Francesca La Russa, la stilista dovrà risarcire l'associazione e in più organizzare anche all'interno dell'azienda corsi annuali per formazione obbligatoria di tutti i dipendenti. Insomma, Gabriella, in pratica anche lei tornerà tra i banchi di scuola, un po' per rivedere, diciamo così, la sua visione aziendale. Ecco, mettiamola così. Allora, questa è chiaramente una notizia, ma insomma, che apre il dibattito, quindi se volete partecipare alla puntata potete farlo. Il nostro numero WhatsApp lo vedete, ci sono anche i nostri social, insomma, aspettiamo tutte le vostre considerazioni. Grazie Simone. Professoressa Saraceno, le è scappato più di un eloquente sorriso durante questa esposizione del nostro Simone Lombardo. C'è una stilista, un'imprenditrice conosciuta che ci dice di preferire come lavoratrice donne sopra i 40 perché si sono già sposate, se volevano fare figli li hanno fatti, hanno magari attraversato anche l'esperienza del divorzio. Come le commentiamo queste parole? Ma a parte il fatto che forse questa imprenditrice non è stata informata che anche oggi anche molti uomini, soprattutto giovani, non hanno voglia di lavorare per un'azienda H24, come esatto, si usa dire, perché vogliono un po' di tempo per altre cose nella vita, compreso se hanno dei figli. Quindi, come dire, dovrebbe anche aggiornarsi sulle culture del lavoro che stanno emergendo anche tra gli uomini e non solo tra le donne. Poi chiaramente manifesta un chiaro, non solo pregiudizio, ma un dato per scontato che la responsabilità dei figli è delle donne,
no? È esclusivamente delle donne, quindi se si fanno figli, ahimè, loro non sono così affidabili come lavoratrici perché tocca loro. L'azienda non deve assolutamente fare nulla, è così, quindi è una visione tra l'altro molto antica, molto vecchia, che stupisce una donna che dovrebbe essere intelligente, imprenditrice, Speriamo, professoressa Saraceno, che nei corsi di formazione ci sia questo aggiornamento anche sulle culture del lavoro. Su come. utilizzare i corsi di Su come. formazione, partecipi attivamente, Esatto, consulta e e organizzata. questo ci diceva Superate Simone. l'esame, ecco, Esatto, per vedere se ho esatto. capito bene. Saranno destinati anche a lei. D'Enrico, questo non è un tema esplorato dal vostro rapporto. Poi ci entriamo nel rapporto, è sicuramente un elemento che cogliamo in filigrana, questo della solidarietà femminile, nel senso che vorrei chiederle se a fronte delle tante pressioni, difficoltà, equilibrismi cui le donne lavoratrici sono costrette e tante altre questioni, poi non si stia un po' smagliando questa solidarietà, insomma, alla fine si sia costrette ciascuno a muoversi per sé. Il rischio c'è? Il rischio c'è ed è anche una narrazione piuttosto diffusa questa che non ci sia più solidarietà. In realtà poi anche quello che emerge dal nostro rapporto o comunque quelle che sono le occasioni di confronto fra le donne, ma compresi gli spazi nei quali le donne si incontrano, diventano anche luoghi nei quali trovare questa solidarietà. Però effettivamente è molto più facile poter dire che le donne, cominciando a dire, soprattutto nei contesti lavorativi, le donne non si aiutano, cosa onestamente vera, anzi forse non vera, Molto poco. molto molto poco, così come magari anche hanno una capacità comunque di interlocuzione, di condivisione, a mio giudizio, secondo diciamo, la mia esperienza, anche leggermente superiore. Non è un caso che anche in quelle comunità che si stanziano magari nel nostro paese, spesso il trade union avviene proprio grazie all'intervento delle donne, delle mamme, attraverso anche il contesto scolastico, che è un luogo in cui si può anche trovare questa solidarietà. Allora, affrontiamo adesso il problema da cui siamo partiti, perché noi abbiamo accennato una classifica, abbiamo parlato dei primi due posti, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia, però diciamo con delle medie estremamente basse, 1,56 per Bolzano, 1,32 per la Sicilia. Quali sono esattamente le medie? Qual è la media nazionale? E dal vostro osservatorio, che cosa sta succedendo? Qual è la ragione sottintesa? Perché non si fanno figli? Beh, intanto c'è un cambiamento effettivamente culturale, anche è una domanda diciamo ampia, ma quello che noi notiamo è che sicuramente laddove ci sono le regioni più virtuose, e come avrete visto dal nostro rapporto sono soprattutto le regioni settentrionali o comunque del nord-est, dove i servizi dedicati sia alle famiglie e all'infanzia, soprattutto nella fascia 0-6, dove chiaramente c'è bisogno anche di un sostegno superiore, ci sono degli altri dati. Laddove magari ci sono delle situazioni invece dove questi servizi vengono a mancare, questo dato si trasforma. Poi c'è un dato, secondo me, non da sottovalutare, anche di come cambia il ruolo delle donne all'interno del mercato del lavoro. Quindi è chiaro che se io ho anche una pressione, lei prima diceva pressione come donna, nel momento in cui devo entrare nel mondo del lavoro, e io ricordo sempre di non avere avuto mai testimonianza da parte di uomini alla quale viene fatta la domanda: ma lei pensa di diventare padre? E questa è una grandissima differenza, mentre invece quando ci ritroviamo noi donne ad affrontare magari un percorso Accade lavorativo, anche questo ancora è una adesso, delle prime diciamo, dopo domande, anni e esatto, anni di che può strada essere percorsa. fatta. Quindi questo sicuramente è Grazie. una prima Già ci differenza. mostra un quadro, ecco, diceva Enrico che insomma, ci sono anche dei modelli culturali. In effetti, professoressa Saraceno, i tassi di fecondità un po' stanno diminuendo in tutto il resto dell'Europa, salvo isole felici come la Francia, come la Finlandia, dove insomma c'è stato un calo e poi adesso una ricrescita. Dunque c'è un peso che vorrei esplorare con lei anche del modello culturale che cambia, cioè non ci si esaurisce nella funzione genitoriale, o meglio, non la si considera la sola prevalente opzione sul proprio cammino.
Sicuramente, anzi proprio i paesi che lei ha citato mostrano che nonostante siano paradisi dal punto nel confronto italiano, dal punto di vista delle politiche di conciliazione, ma anche di parità tra padri e madri, perfettibili ma comunque molto avanzati, anche lì non si riesce a, cioè i due figli per donna che sarebbero l'ideale demografico dal Sì. punto di vista della riproduzione sono molto lontani. Anzi, la Finlandia proprio mostra che no, come dire, non, sembra che oltre non si riesce proprio ad andare oltre, che è un dato che dobbiamo assumere come è un dato di realtà. Cioè, oggi le donne e gli uomini. Non tutti vogliono avere figli, neanche uno. Ecco, Ecco, dobbiamo rifletterci. e quando vogliono avere figli, il loro desiderio è circoscritto, Certo. limitato. Il problema quindi è non scoraggiare chi li vuole, perché Esatto, la esatto. Io qua la volevo. E qua la situazione volevo. italiana è di fortissimo scoraggiamento ad averli, perché non ci sono i Ecco. servizi, perché le madri sono discriminate nel mercato del lavoro prima ancora di diventare madri, perché si pensa che lo No, diventeranno, e non c'è perché c'è dubbio. ancora una forte asimmetria di genere nella divisione del lavoro. Quindi, Anche e come si salariale, fosse. insomma, l'abbiamo esplorato anche l'altro giorno sotto il profilo proprio E come finanziario. se intanto si Sì. facessero le politiche Sì. contro le scelte positive di Certo. No, no, lei è fecondità. stata chiarissima e qui vogliamo noi fare la nostra riflessione, cioè laddove il desiderio c'è e non può realizzarsi per le ragioni che stiamo esaminando, perché resta di fatto che ogni anno il 20% delle donne lascia il lavoro nella difficoltà di conciliare questi tempi di vita professionali e accade da 20 anni. Sappiamo anche che c'è bisogno proprio di una buona dose di equilibrismo, noi insomma lo sappiamo bene, per essere madri e insieme lavoratrici. Ve ne diamo un saggio raccontandovi una piccola anticipazione, poi vediamo l'intero filmato, di una madre che è una madre assolutamente normale, per questo anche molto speciale. Insomma, vediamole un po' delle sue peripezie. Ho 37 anni, sono una mamma di due bambine. Nella vita faccio l'ostetrica e lavoro su turni. Insieme a mio marito, che anche lui da qualche mese lavora su turni, cerchiamo di incastrare al meglio la nostra quotidianità. La parola d'ordine deve essere organizzazione. Eccoci, siamo rientrati in studio. Il tema della maternità, della complicatissima conciliazione dei tempi della vita e dei tempi professionali è al centro del dibattito pubblico. Si sta cercando magari di approntare delle misure per sostenere le madri lavoratrici. Di fatto, le donne, lo stiamo dicendo, le donne lavoratrici fanno sempre meno, figli e abbiamo anche detto. Per tante ragioni, ma là dove il desiderio c'è, probabilmente incidono e pesano la troppa precarietà, la troppa incertezza, la necessità di trovare ad essere delle equilibriste. Allora, tutto questo ce lo dice molto bene un rapporto di Save the Children. Che arriva dopo 9 anni consecutivi, quindi la nona edizione, che si intitola per l'appunto Equilibrista, lo stiamo esplorando. Ed Enrico, io torno da lei proprio a questo riguardo, perché a un certo punto una parte del rapporto, molto concretamente, numeri dati alla mano, ci dice che cosa accade in termini di rinunce anche al lavoro quando in una famiglia arrivano i figli. Ecco, che cosa ci dicono questi dati? Beh, è diciamo evidente che la prima a rinunciare al lavoro è sicuramente la madre, quindi su diciamo 5 donne che lavorano, uno rinuncia solitamente e proprio per motivi legati al lavoro di cura, che può essere sia legato al lavoro di cura dei figli e poi ad un certo punto della propria vita anche dei propri Dei genitori, genitori, e ne ovviamente. parleremo. Questa è sicuramente una questione culturale del nostro paese dove il lavoro di cura è un'attitudine, diciamo, femminile, o così viene presentata, però diciamo, in generale anche la motivazione per la quale viene lasciato il lavoro tra gli uomini e le donne, mentre è molto alta la percentuale di chi lascia per questa ragione, nell'ambito diciamo, dei lavoratori è molto invece bassa.
passa la motivazione per cui uno si sceglie il meglio lavoro, magari, si esercita un potere di scelta. Normalmente per un cambio, ecco, magari anche sì, migliorativo. Sì. Intanto anche solo parlare sempre di donne, di maternità, non aiuta in un'ottica, secondo me, culturale, dove dovremmo iniziare a parlare di genitorialità, scusatemi. Perché chiaramente ci dà l'opportunità anche di iniziare a bilanciare, come dire, il peso, lo diceva la professoressa all'inizio, che c'è un cambio anche di visione da parte delle nuove generazioni, ma lo dicono anche i dati dell'INPS, dove dal 2013 sono aumentati anche i congedi di paternità, e questo, che sono insomma, molto non è un limitati. Segnale trascurabile. C'è poi il part-time. È un buon cambio di passo. La scelta del part-time, che è molto più frequente tra le donne, è molto più rara tra i lavoratori. Ed è un grosso problema, perché se un part-time di carattere volontario può avere un senso e un valore, se sono obbligata, spesso anche con delle pressioni, a doverlo scegliere, ha un altro valore, anche perché spesso è utilizzato per non proseguire anche un percorso di carriera all'interno della mia azienda. Ecco, io so che su questo la professoressa Saraceno è estremamente attenta. Quando il part-time, ne ha scritto anche in un recente articolo sulla Stampa, non è per niente volontario, è fortemente discriminatorio. Non si può dire, soprattutto in Italia, che il part-time sia scelto dalle donne, scelto molto tra virgolette, perché sì, sono obbligate dalla divisione della politica in famiglia, ma comunque sia scelto per conciliare meglio famiglia e lavoro. Tradizionalmente l'Italia ha avuto bassi tassi di part-time, ultimamente ha raggiunto le medie europee più o meno, ma la cosa preoccupante è che le ha raggiunte aumentando in modo sproporzionato la quota di part-time volontario, che corrisponde a più della metà di coloro che lavorano part-time. Questo vuol dire non è conciliazione, neppure conciliazione costretta, diciamo così, è un'accettazione di necessità delle uniche condizioni di lavoro che sono date, sì, che sono successe in certi settori e che spesso è in contrasto anche con i bisogni di conciliazione. Se il lavoro poche ore, però a turni che cambiano da un giorno all'altro e con un preavviso brevissimo, come spesso succede nella grande distribuzione. Allora, prendo i soldi e per giunta non riesco neanche a conciliare. Mi ritrovo con una vita che è un percorso ad ostacoli. Grazie professoressa, come un percorso ad ostacoli, però spesso è anche la vita è di una madre cosiddetta normale, che insomma il suo lavoro se l'è coltivato, a quel lavoro tiene. Per fortuna però ci sono dei nonni, e questa è un po' la storia di Sara che adesso vi raccontiamo. Stasera io le faccio cenare, le porto giù e dormo da voi perché Nicola torna a casa. Mi chiamo Sara, ho 37 anni e sono una mamma di due bambine, Flavia di 7 anni e Livia di 3 anni. Nella vita faccio l'ostetrica e lavoro su turni, avendo alle volte anche delle pazienti private, diciamo delle pazienti che mi scelgono per essere seguite durante il travaglio e il parto, ho una reperibilità. Insieme a mio marito, che anche lui da qualche mese lavora su turni, cerchiamo di incastrare al meglio la nostra quotidianità. Questo tutto è possibile grazie all'aiuto prezioso dei nonni. Nel momento in cui abbiamo i nostri turni di lavoro in mano, c'è proprio un'organizzazione, abbiamo proprio un planning, ecco, la mia reperibilità è anche la loro. La cosa carina è anche un po' carina e divertente, un po' come le nostre bimbe si sono adattate ai nostri ritmi lavorativi. E la grande soprattutto, qualche tempo fa, lei aspettava con ansia la festa di compleanno della sua migliore amica.
mi squilla il telefono, era una mia paziente che mi dice che aveva rotto le membrane. Mi giro, attacco il telefono e mi ritrovo davanti la Flavia, la bimba grande. Quindi? Ha rotto le membrane? Adesso devi andare? Io devo andare alla festa della mia migliore amica. Quindi, che lei già sapeva che, ok, la paziente ha rotto le membrane, io dovevo andare in ospedale. Mi sono messa a ridere ed è stata bravissima perché gli ho detto adesso chiamo nonna, ci riorganizziamo, tu intanto continua a prepararti. E però inevitabilmente abbiamo riorganizzato il tutto, mia figlia contentissima è andata alla festa della sua migliore amica, io ho reso felice la mia paziente, sono andata in ospedale ed ha partorito e tutto si è concluso alla perfezione, insomma. Inevitabilmente la parola d'ordine deve essere organizzazione, perché se no non ci si riesce, insomma. Santi nonni, lo posso dire anch'io, ma occorre che ci sia anche dell'altro. E allora noi continuiamo a domandarci quali sono le condizioni che possono sostenere la maternità, di che cosa ha bisogno una famiglia per affrontare con serenità questo evento che è la nascita di un figlio. Ci sono dei progetti molto belli e tra poco ve ne raccontiamo uno che ha un bellissimo nome, si chiama Progetto Valeria, è un progetto che riguarda due vallate, due valli della provincia di Torino, che offre un aiuto concreto proprio in termini di conciliazione di tempi di vita, di tempi professionali. Ce ne parlerà a breve la coordinatrice del progetto, educatrice Patrizia Carbone. Intanto la saluto. Patrizia, benvenuta. Grazie, grazie di avermi invitata. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, però le faccio una domanda flash a cui puoi dare una risposta, diciamo, immediata, poi approfondiamo. Il progetto Valeria, fin qui, ricordo che è nato l'anno scorso, era marzo 2023, quindi ora si fanno i bilanci, quante donne coinvolge e quanti bambini? Al momento sono 170 donne e 240 minori che sono stati coinvolti. E allora adesso vedremo in che modo. Sì, più. Quindi delle donne, ma anche bambini e ragazzi, insomma, del territorio. E allora tra poco vedremo in che modo sono stati coinvolti, con quali risultati, che cosa, insomma, si è visto molto concretamente. Andiamo in pubblicità e quindi prontamente rientriamo in studio. Allora, rientriamo in studio, siamo noi a fronte di questa realtà terribile che, se non deve allarmarci, di sicuro deve interrogarci parecchio, perché qualcosa occorre fare alla luce della realtà di un inverno demografico particolarmente freddo. Ci stiamo interrogando su una delle cause, sulla difficoltà estrema che hanno le donne madri di conciliare i tempi della vita con i tempi professionali. Adesso, al modo di siamo noi, vogliamo raccontarvi un bel progetto. È un progetto che, come vi dicevo prima della pubblicità, coinvolge due vallate, la Val di Susa e la Val Sangone, dunque siamo nel torinese. Ha iniziato a illustrarcelo Patrizia Carbone, che ne è la coordinatrice e anche educatrice. Abbiamo detto più o meno quanti bambini e donne coinvolge. Con quali progetti, cioè con quali soluzioni per aiutare le donne a fare questa conciliazione, a cessare di essere delle equilibriste su un filo sottilissimo? Sì, io rispetto a questo volevo dire che il progetto Valeria risponde a un bando di Compagnia di San Paolo che si chiama proprio Equilibri, e non a caso, mi viene da dire. Abbiamo risposto proprio a questi bisogni di conciliazione delle donne che si sono iscritte al nostro progetto, partendo innanzitutto dai loro bisogni, quindi chiedendo a loro di cosa avevano bisogno. Sono donne che lavorano, donne invece in cerca di occupazione, le abbiamo seguite personalmente facendo dei colloqui grazie a degli operatori specializzati proprio nel campo del lavoro o nel campo della conciliazione attraverso degli strumenti, e abbiamo provato a capire insieme a loro che cosa potesse servire. Ovviamente, per esempio, in questo momento che arriva l'estate, finiscono le scuole, i servizi più importanti sono quelli proprio di gestione dei figli durante la scopertura, insomma, dell'estate. Certo. Quindi i centri estivi, abbiamo aiutato queste donne non solo a orientarsi sul territorio ed individuarli
Spesso abbiamo anche potuto pagare questi centri estivi attraverso questi fondi che Compagnia di San Paolo ha destinato a questo progetto, laddove le donne non potevano permetterselo, per esempio, proprio perché questo è un modo per aiutarle ad andare a lavorare, non avere il pensiero dei figli. Abbiamo costruito strumenti attraverso servizi territoriali che abbiamo aperto ai figli delle beneficiarie, ma anche al territorio intero, aumentando magari i servizi che sono già presenti sul territorio. E soprattutto abbiamo un po' accolto e ascoltato le donne che ci chiedevano di potersi incontrare, di poter trovare degli spazi dove creare delle reti, anche proprio Ecco. poi in quest'ottica di costruire qualcosa È bello insieme. quello che ci sta raccontando Patrizia, perché intanto risponde a una delle questioni che avevamo affrontato in apertura quando abbiamo parlato di solidarietà e lei ci parla di spazi dove si costruiscono reti e rafforzano relazioni, ma poi ci sta anche dimostrando che si può fare, ci sono tanti modi per poterlo fare. Ed è un progetto che coinvolge soprattutto donne che hanno un ISEE che non deve superare una certa cifra, dico Sì, bene? Qual è? 30.000 euro. Ecco. Da 0 a 30.000 euro. Perché dobbiamo ricordarlo, diciamo che le donne che hanno maggiori difficoltà economiche sono quelle che poi, visto che i servizi non ci sono e sono per lo più privati, quei servizi non se li potranno mai permettere per andare a lavorare. Sì, per esempio, moltissime delle nostre donne che si sono iscritte sono donne sole che magari arrivano da divorzi e che devono gestirsi da soli i figli, e quindi magari veramente non riescono ad andare a lavorare perché non sanno bene come conciliare questa cosa. Allora, quindi il bilancio a un anno di distanza mi sembra un bilancio positivo. Del Rico, io traendo spunto dall'ultima riflessione che facevamo proprio sui servizi, vorrei tornare a sottolineare con lei questa specie di cane che si morde la coda, per cui le donne hanno bisogno. Vogliono anche perché è una vocazione, cioè quella del lavoro, cioè insomma scegliersi una strada nella vita in base alle proprie attitudini, lavorare, quindi guadagnare. Se non hanno lavoro né guadagno, non possono accedere a servizi che purtroppo per lo più sono privati. E allora come si fa? Devono rinunciare a lavorare perché non hanno le risorse e quindi eccola qui la circolarità, è un circolo vizioso. Sì, che va preso da aspetti diversi e non è un caso che si parlava di donne che guadagnano poco perché anche sappiamo che c'è un gap salariale importante tra uomini e donne e questo per noi è uno dei primi punti che anche evidenziamo nelle raccomandazioni del nostro rapporto. Così come su tutta la parte legata al congedo che citavamo anche prima, quando parliamo di congedo di paternità non è per tutti, mancano per esempio i lavoratori autonomi, quindi bisognerebbe ampliarlo e anche magari renderlo più duraturo. E poi noi ci concentriamo molto sul tema servizi, come 06, ed è per questo anche che interveniamo poi come Save the Children sui territori, conosciamo bene la realtà che Questa veniva realtà me la stava raccontata descrivendo storicamente. Patrizia come una realtà bellissima proprio a telecamere spente. Poi un paio di soluzioni che voi suggerite gliele faccio menzionare. Vado un momento dal nostro Simone Lombardo perché ci stanno arrivando tante condivisioni dal I pubblico. nostri telespettatori, Gabriella, si fanno sentire e come mi viene da dire Antonella, le famiglie hanno bisogno di servizi sul territorio, a partire dagli asili nido, strutture che a volte chiudono anche alle 3 del pomeriggio. Insomma, senza servizi e un lavoro stabile. Mi dite come si può garantire un futuro sereno? Gianni, i ragazzi di oggi non fanno figli perché non se lo possono permettere. Il lavoro è incerto, mal pagato e vivere in città, in affitto o con un mutuo è diventato un problema. C'è anche chi ha commentato il servizio, appunto, che abbiamo mandato in onda, firmato da Luciana Celeste, come Roberta, che dice: ah, se non ci fossero i nonni, questo paese sarebbe molto diverso, sono una risorsa preziosa. E poi, Gabriella, siamo partiti dal caso di Elisabetta Franchi e su questo interviene Paola. La visione di Elisabetta Franchi non è solo discriminatoria, ma lascia intendere chiaramente la visione delle grandi aziende che hanno fatto la fortuna negli anni passati. E poi chiudo con Franco, fatemi mandare un abbraccio a Franco e aggiungo anche complimenti per il coraggio, chissà cosa diranno le nostre ospiti tra poco. E Franco ci scrive:
Quello che dice la Franchi non è vero, ma poi scusate, l'uomo oggi cucina, lava, stira, magari con scarsi risultati, ma comunque si dà da fare. Credo sia giusto e soprattutto sano dividersi i compiti e iniziare a pensare ad un lavoro snello, in grado di venire incontro alle esigenze delle famiglie. Grazie davvero di queste condivisioni. A proposito della cucina, insomma, Simone, la testimonianza che gli uomini possono farcela anche meglio di noi. Grazie. In molte occasioni. Allora, professoressa Saraceno, visto che abbiamo ritirato in ballo Elisabetta Franchi, l'imprenditrice che ha detto questa cosa, prendo solo donne di 40 anni, mi è piaciuto il fatto che lei ha sottolineato, insomma, che è una concezione molto vetusta, vecchia del lavoro, ma lo è anche rispetto alla società e quanto ha cambiato, perché trascura la Franchi un dettaglio. Cioè, le donne che superano i 40 sono donne che magari hanno figli ancora da sistemare, si parla di generazione sandwich, e genitori che invecchiano da accudire. Dunque. Infatti, come dire, ma dicevo, è un po' fuori dalla realtà, forse, come dire, guarda dentro il suo ambiente molto, molto ristretto, che però non riguarda la maggior parte delle donne che hanno responsabilità familiari. Spesso doppie, professoressa, io vorrei evidenziare questo aspetto, cioè i due estremi, da un lato verso i figli, dall'altro si diventa madri dei nostri genitori. Sì, questo non riguarda tanto le quarantenne quanto le cinquanta-sessantenne, spostato un po' più in su questo problema, perché viviamo più a lungo e stiamo anche più bene più a lungo, per fortuna. Però questo, soprattutto essendosi assottigliata la catena generazionale, cioè i vecchi, me compresa, di oggi hanno meno figli dei vecchi della generazione dei miei genitori. Quindi, come dire, il bisogno eventuale di cura, quando sorge, si spalma su un numero molto inferiore di figli. Ci sono più nonne ma meno figli, non so come dire. Sì, l'ha detta bene. E rispetto a, per fortuna ci sono i nonni, lo dico anche avendolo fatta anch'io abbastanza intensamente un po' di tempo fa, ma anche qui cambia. Non è che ci possiamo aspettare che delle persone che sono nel fiore dell'età anziana si dedichino intensamente e organizzino la propria vita totalmente in dipendenza dei bisogni delle loro figlie, dei loro generi e dei loro nipoti. Tutto sommato uno vuole anche andare in pensione, magari, a parte che adesso si va anche in pensione più tardi. Un conto è farlo ogni tanto, ex abundanti accordi. Insomma, uno lo vuole anche poter scegliere. Se la mia vita quotidiana deve essere definita. Sì. In modo, va benissimo, bisogna organizzarsi, però è un'organizzazione che richiede, come dire, una disponibilità molto allargata. Sono contenta per quella signora che l'ha trovata, ma non tutti hanno i nonni vicini, i nonni disponibili, i nonni adatti anche. Perché esatto. Non è che professoressa, ho idea che su una puntata dei nonni, il ruolo dei nonni, io la ricoinvolgo perché ci sta dicendo delle cose che ci interrogano parecchio. Siamo in conclusione, abbiamo detto diverse cose, ancora non abbastanza perché ci vorrebbe un ciclo di puntate su questo tema. D'Enrico, però, tornando al rapporto di Save the Children, non basta l'assegno unico universale, non può essere l'unica strada, voi suggerite varie soluzioni, un paio ce l'ha già adombrata, ce ne dia un altro esempio. Beh, e poi pensando, diciamo, di chi parliamo, quindi in questo caso dei bambini e delle bambine, proviamo a, diciamo, proporre una serie di servizi dedicati a loro con le loro famiglie, quindi mamma e papà. Ci sono da un lato lo spazio mamme, il polo mille giorni, Fiocchi in ospedale, che sono tutte realtà. Cos'è Fiocchi in ospedale? Facciamo un esempio. Fiocchi in ospedale è una realtà, un progetto di Save the Children in ospedale, di accompagnamento proprio anche al nuovo momento della vita dei genitori, tutte quelle cose che bisogna fare quando arriva un bambino o una bambina, e magari non tutti, diciamo, hanno anche accesso
accesso a quelle che sono i vari passaggi da fare. Qui c'è un sostegno anche psicologico o anche più organizzativo e pratico. La sfida è sempre quella ed è importante per noi attingere a questa esperienza e di rendere tutto questo strutturale. Allora io ringrazio le nostre ospiti, ringrazio Patrizia Carbone, ringrazio la professoressa Saraceno, ringrazio Giorgia Del Rico che sono state con noi e che ci hanno accompagnato in questa riflessione, tutti voi che avete condiviso tante diverse opinioni. Noi ci siamo, come sapete, dal lunedì al venerdì, siamo qui alle 15.15 e c'è anche l'app per rivedere la puntata se ne avete il desiderio. Grazie a tutti.